Vincenzo Tragna, 50 anni di un'attività che è l'unica in Sicilia, mangimi per animali. Ma da ragazzino, quando hai cominciato a intendere, ti è sembrato un po' folle l'idea di papà? O comunque, che sensazioni hai avuto all'inizio? 50 anni che per noi oggi sono sicuramente un traguardo importante, ma vogliono essere anche un modo per progettare almeno altri 50 anni di attività. L'attività avviata da papà mi ha sempre coinvolto. Io posso dire che in azienda ci sono nato perché anche se ho qualche anno meno di 50, però l'ho sempre vissuta e quindi per me è stato naturalissimo proseguire l'attività di papà. Dico sempre, quando uno ama quello che fa, non pesa nulla e accetta le sfide, accetta i momenti di difficoltà e occasioni come queste sono anche l'occasione per festeggiare, ma anche per ringraziare tante persone che hanno consentito a questa azienda di raggiungere questo obiettivo. Dottore Giuseppe Dedone, del Lions, Club Service che si occupa di qualcosa che sembra forse incredibile. I cani riescono 20 minuti prima di riuscire a capire che qualcuno sta avendo una crisi ipoglicemica, quindi un grande aiuto per i diabetici. Sì, è un'iniziativa che il distretto 108 Y Sicilia dei Lions, del Lions International, ha promosso anche a livello multidistrettuale e l'obiettivo è creare un centro nazionale Lions per la formazione di cani allerta diabete, che non ci sono centri in Sicilia, né in Italia, né in Europa, è il terzo al mondo dopo Canada ed Australia. Ma questi cani, cosa sentono? La crisi ipoglicemica altera gli odori del corpo? Il nostro organismo produce in alcune malattie, tra cui il diabete, dei composti organici volatili che hanno un odore che è percepibile all'olfatto del cane e non dell'uomo, perché il cane possiede nel suo apparato olfattivo una quantità di recettori superiori naturalmente a quelli dell'uomo che gli permettono di sentire e fiutare questi composti organici volatili già prima che si manifesti una crisi diabetica significativa.